Eccoci ancora qui con la seconda parte del book haul. Allora, prima di tutto vi faccio vedere due libri che avevo comprato a luglio dopo che ho girato il book haul. Perché sì, sono una persona che parla un po' troppo presto alle volte. Allora, il primo è Coral Glean di Peter Cameron, edito dagli Adelphi. Costava 18 euro, l'ho pagato credo sui 3. È messo praticamente bene, un pochino rovinato qui sulla piega, ma francamente non me ne frega niente. La cosa che mi dà un po' fastidio in verità è questo. Cioè, perché devi scrivere? Arabeschi di latte? Boh. Non lo so. Vabbè, comunque è matita, non so se cancellarlo oppure no, però vabbè, vedremo. Questo. E questo qui mi ha convinto a prenderlo alla pin-up dei libri, sempre, perché tanto era là a 1 euro, ho detto va bene, lei ne ha parlato tanto bene, e vediamo insomma, tanto per 1 euro si può anche fare. Giulio Cesare Giacobbe alla ricerca delle coccole perdute, una psicologia rivoluzionaria per i singoli e per la coppia, edito da Ponte alle Grazie. Il prezzo originario credo sui fo fosse, credo fosse sui 12-15 euro perché è la prima edizione. Cioè, la prima edizione, nel senso, la prima copertina, questo è del 2004, sì, non so quando sia effettivamente uscito, sinceramente, però sì, 2004 con Ponte alle Grazie, quindi sì, in realtà è davvero una prima edizione. Questo. Boh, mi ha parlato talmente tanto bene che mi ha fatto venire voglia di leggerlo, no? Vedendolo a 1 euro, appunto, ho detto, vabbè, vieni, caro, vieni. Poi passiamo agli acquisti effettivamente di agosto. Tra l'altro mi sta venendo in mente adesso, ma io vi avevo fatto vedere il Book Jumpers e compagnia, che avevo preso sempre a luglio. Penso di sì, però non lo so. Vabbè, nel caso. Boh. Nel caso ci sarà stato un unboxing, credo. Pazienza. Allora, Dino Buzzati, La famosa invasione degli orsi in Sicilia, edito dalla Mondadori, ve l'ho fatto vedere nel wrap-up. Questo libro costa 9,50 euro, se non sbaglio. Sì, ma io l'ho pagato 4,90 euro perché l'ho preso conto usato, anche se non sembra. Poi, vabbè, sì, ha le illustrazioni dell'autore, ma insomma ve l'ho già fatto vedere nel wrap-up. Eravamo a un libraccio, tanto per cambiare. Ho preso ben 3 libri quel giorno. Allora, il primo è Vermeer e il codice segreto, edito dalla Mondadori. Scritto da Blue Ballier, costava penso sui 10 euro, io l'ho pagato 5. L'ho preso perché praticamente io avevo letto il secondo dell'autrice, cioè almeno credo che sia il secondo, comunque uno che è venuto dopo di questo, che era il codice Wright, e mi era piaciuto un sacco. Allora ho detto, beh, voglio provare a leggere anche questo. Poi avevo appena visto un video di Sofia di Libri da favola, mi pare. E quindi niente, stava parlando di questo libro, mi ha ispirato molto la trama e avendolo trovato a 2,50 euro ho detto va bene, proviamo. James Patterson, Domeniche da Tiffany, edito dalla Thea. Penso che in originale costasse 5 euro perché sia 2,50 euro. E insomma, boh, vedremo. Poi anche questo ve l'ho fatto vedere nella prima parte del wrap-up. Roald Dahl, il libro che imbrogliò l'Inghilterra, edito dalla Thea. Allora, io ho visto che adesso un nuovo costa 9 euro, però questo penso costasse 7,50 euro perché l'ho pagato 3,25 euro, quindi boh. Ok. La cosa che non mi piace, adesso così pensiero del momento, è che cioè, molto spesso tirano fuori sempre le stesse immagini, cioè questo, forse anche come si chiama, quello di Zweig, mannaggia non mi viene il titolo, quello del prolaga, che sarà tutto sui libri, Mendel dei libri, e anche, Madonna, quello di Vecchioni, il libro di Selinunte, c'è anche tutta questa immagine, ma perché? Ma cercatene altre, no? Ci saranno mille mila quadri di librai, boh, vabbè, poi anche se non mettete un quadro potete mettere una cos'altro, voglio dire, vabbè. Prima tappa a Torino, Denis Terrioli, Storia di un postino solitario, edito dalla Frassinelli. Penso
per 16,90 euro. Che ho pagato 16,90. Non voglio farvi vedere il sotto di questo libro perché questo colore mi piace troppissimo. C'è tipo un rosso mattone, una cosa fantastica. Questa copertina è una cosa troppo bella. Per la verità io non l'avevo in vista questo libro, però eravamo alla Mondadori e era lì e mi guardava. Però non mi andava di prenderlo lì sul momento. Poi siamo usciti e ho detto, caspita, però quel libro mi ispira. E poi siamo andati in un'altra 14 librerie, vabbè. L'ho ritrovato tipo alla seconda o terza tappa. Ho detto, no, non mi interessa, adesso lo prendo, chi se ne frega, perché mi ispira troppo. E infatti poi l'ho fulminato in un giorno. Ve ne parlerò poi nella seconda parte del wrap up. Questo. Poi. Eravamo lì braccio a Verbania, tanto per cambiare, no? E ho trovato questo libro di cui avevo appena sentito parlare in un video, non mi ricordo da chi. Boh. Linda Kilt, storia raccapricciante di bambini prodigio, edito da Einaudi, costava 13 euro, l'ho pagato 6,50 euro, questo verde è veramente bello. Questa copertina è veramente simpatica. Ci sono delle illustrazioni a colori che sono veramente molto 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 carine. Ne avevo vista una. Ok, questa è un po' meno carina, però va bene. Niente, insomma, ne ho sentito parlare da questa persona con uno spirito che mi ha fatto venire voglia di leggerlo, e avendolo trovato lì usato, ho detto va bene, vieni a casa con me. Perché stare lì, vieni con me, no? E quindi niente, tanto ogni scusa è buona per comprare libri. E poi niente, quest'ultimo è quello che vi ho fatto vedere nell'unboxing, Ursula Poznanski, edito da Armenia, Erebos, che ho pagato 8,10 euro invece che 18 euro. Peraltro. Ok, qui c'è l'occhio che fa molto grande fratello con sotto un joystick che secondo me è tipo da PlayStation, quindi boh. Qui c'è un altro occhio in stile grande fratello. E qui c'è di nuovo l'affare del joystick della PlayStation. Vi avevo già fatto vedere che all'inizio capitolo c'era il computerino. E boh. E mi ispira un sacco, anche se giuride della trama, però vabbè. Cosa ne capisce lui? E niente. Sì, questi erano tutti i libri comprati in questo mese, cioè, sì, giusto, è entrato in questo mese, quindi basta. Ci vediamo alla prossima.